Nella Tana del Brigante questa volta è caduto Michele Cannezzaro, medico politico, ma vediamo e seguiamo una scheda preparata dalla brava collega Lucia Pietrafesa. Il giorno di San Giuseppe del 1948 nasce alla Ganadi, a 20 chilometri da Reggio Calabria, Michele Cannizzaro. Sposa a Potenza Alicia Genovese e diventa padre di tre figli, Francesco, Camillo e Caterina. Dopo gli studi superiori si iscrive all'Università di Pavia e consegue la laurea in Medicina e Chirurgia. Dopo l'inizio dell'attività professionale si specializza in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università di Bari. Sottoscrive una serie di convenzioni con l'INAM e con l'INPS, assumendo gli incarichi di medico fiscale e medico legale. Nel 1979 vince il concorso per assistente radiologo presso l'ospedale Santa Maria di Potenza. Diventa dirigente del servizio sanitario del Corpo Forestale Prima e dei vigili del fuoco Dopo. Fa parte della commissione di controllo del Ministero del Tesoro e dell'ASL per l'accertamento dell'invalidità civile. Successivamente si dedica alla fisioterapia e alla riabilitazione, aprendo un centro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e assumendo funzioni dirigenziali con piena autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, sanitarie, amministrative, tecniche e finanziarie della struttura. Dall'agosto 2004 al maggio 2007 viene nominato direttore generale dell'Ospedale San Carlo di Potenza dalla Giunta Bubico. La parte conclusiva della vita professionale la dedica in qualità di direttore al suo centro di fisioterapia genovese Camillo del capoluogo. Michele Cannizzaro si spende anche per la politica. Nel 2014 si presenta come candidato sindaco di centrodestra per liberare la città di Potenza. Per l'intera legislatura siede in consiglio comunale avendo al suo fianco l'attuale sindaco guarente. Conclusa questa esperienza si prodiga politicamente per il figlio Francesco, attuale presidente dell'assemblea municipale. Credo che Lucia abbia detto la verità, sei stato un grande lavoratore e adesso una meritata pensione. Ci diamo del tuo ovviamente in questa trasmissione, ma perché ti chiamano Don Michele? Il don in Calabria è un vocabolo negativo, in Basilicata è invece molto positivo, ci sono tanti medici di una certa età a cui la gente si rivolge con il don, molta gente comune ai professionisti, agli avvocati danno il don, quindi per me è, è Sicuramente un motivo di grande soddisfazione. Senti, è meglio fare il dottore o il direttore? Sicuramente io ho fatto il medico per vocazione, poi la preparazione nel ramo sanitario di un medico fa la differenza con altre professioni. Sei allergico a ricevere ordini, li vuoi sempre dare tu, ma il più delle volte sono ordini sbagliati. Assolutamente no, a me piace il gioco di squadra. Sei un opportunista o un calcolatore? No, sono un calcolatore. Un tradizionalista o un riformista? Sono un po' e un po'. Senti, ma hai mai avuto qualche atteggiamento, qualche comportamento da rivoluzionario? Sì, quando ero giovane. Fino a che età? Fino all'età di vent'anni. Che cosa ti contraddice? Quando qualcuno ti contraddice, quale penitenza deve subire da te? Solo il confronto, mi deve spiegare le ragioni perché mi dice di no. Senti, a che età hai dato il primo bacio a una donna? 16 anni. Precoce? All'epoca all già il bacio era una grande conquista. Non, no, non trovavi una donna ideale nella tua calabria e sei venuto in Basilicata. Cosa ti ha fatto la signora Alicia per farti cadere nella sua trappola? L'ho conosciuta sulle spiagge della Calabria e appena l'ho vista ho detto: questa deve essere mia moglie. Senti, sei riservato o ruffiano tu? Molto riservato. Se ti conservi bene o ti sei abbandonato sul viale del tramonto? Assolutamente no, l'età anagrafica non conta, conta l'età biologica e conta anche tanta voglia di fare. Notoriamente sei puntuale o ritardatario agli appuntamenti? Sono puntuale come un orologio svizzero. Oggi però sei arrivato un in ritardo. ritardo. Beh, è troppo per uno, per uno come te. Hai lo stile però del presuntuoso, del saccente, del borioso e non ti manca proprio nulla per essere un campione della negatività. Mi piace confrontarmi, però mi piace imporre le mie idee. Senti Michele, chi ti ha aiutato a credere in te stesso? I miei genitori. La libertà non c'è nel tuo vocabolario, per gli altri o anche per te? No, anche per me. Sei libero? Ti senti libero? Assolutamente libero, lo sono sempre stato. Ma libero dalle cose o libero dagli affetti? No, dagli affetti uno è sempre vincolato agli affetti. No. Mi, mi, mi libero. Mi libero solamente dalle ingiustizie, mi libero dai sottrusi e dalla presunzione. Senti, sei, quando hai chiesto di conoscere, eh, quando ho chiesto io di conoscere i tuoi difetti, tutti mi hanno risposto con una lunga risata, ma non me ne hanno elencato uno. Sicuramente. Evidentemente, sono tanti. Sicuramente, come tutti, io avrò i miei difetti. Però sicuramente avrò, avrò anche dei pregi. Sei pignolo notoriamente fino all'ossessione. Non credi di essere un pedante senza nessun'altra qualità? Assolutamente no, io sono un uomo del fare, sono un civil servant e l'ho dimostrato quando sono stato chiamato a posti di responsabilità. Senti, il peggiore dei difetti che tu stesso non ti perdoni, qual è? Non aver fatto tutto quello che avrei potuto fare quando ero giovane. Sei mai stato un uomo romantico? Lo sono ancora. E cos'è per te l'amore? Un'evasione o un castigo? No, nell'uno e nell'altro. L'amore è un sentimento che ti riempie la vita, l'amore ti dà delle bellissime emozioni e ti fa realizzare tante cose buone. Senti, se vai sempre vestito a puntino, giacca e cravatta, se mai, giacca e cravatta anche quando fai la doccia sei così vanitoso. Sono un po' narcisista, questo non lo nego. Eh, ho acquisito questa abitudine all'età di 18 anni, quando ho fatto il mio primo vestito da un noto sarto di Reggio Calabria. Mi hanno detto che sei un collezionista di scarpe. Ma allora, sei un collezionista perché hai gli ai piedi e devi cambiarle spesso. Assolutamente no, sono un collezionista di tante cose. Io amo le cose belle, amo il bello e che cosa preferisci, la vanità o la ricchezza? Nell'uno e nell'altro. E nella vita secondo te paga più l'estetica o l'etica? No, paga la sostanza. Quando fai una scelta pensi anche a quanto potrai guadagnare? Assolutamente no. Ho fatto tante attività gratuitamente. Mi ricordo durante il periodo del terremoto, volontariamente sono andato a fare il medico in un container... Al rione Chianchetta per sei mesi, tre ore al giorno, gratuitamente. Senti, chi fa più carriera nella vita? Chi scava nell'animo umano o chi resta sempre in superficie? No, fa carriera eh, purtroppo negli ultimi trent'anni l'involuzione della politica ha portato a far crescere non solo per meriti ma anche per raccomandazioni e per altre qualità. Senti, con chi sei più complice? Con tua moglie Alice o con i tuoi figli? Con tutte e due. Ah, e a casa chi detta le regole? Io. La signora Alicia o la tua figlia Caterina? No, nessuno. Decido tutto io. Non ah, confronto, ma decido tutto io. Ho i miei dubbi conoscendo. Certo, per mia figlia c'è un grande debole. È eh, certo. l'unica figlia femmina che porta il nome di mia madre. Che è gelosa fino stesso Assolutamente sì. Dov'è la tua fragilità? La mia generosità. Hai imparato a perdonare? Ho imparato a perdonare ma a non dimenticare. Ti confessi spesso? Adesso è un po' che non mi confesso, io sono un credente, sono un cattolico, però c'è stato qualche episodio della mia vita che mi ha allontanato un po' dalle chiese, ma non certamente dalla fede. E dura, dura molto la, la tua confessione? No, pochi minuti. Nella quotidianità, cosa conta di più? La bellezza o l'intelligenza? Sicuramente l'intelligenza. E qualche volta l'umiltà trova in te il semaforo rosso? No, io sono una persona molto umile, determinato, ma riconosco la mia umiltà in tutte quelle azioni che metto in campo. Senti, qual è stata la persona più importante della tua vita? Mia madre. E perché? Perché mi ha insegnato a vivere, mi ha dato una grande educazione, mi ha insegnato i valori della famiglia, i valori dell'etica e dell'educazione. Ma sono cambiati i tempi. I tuoi figli che cosa ti, ti insegnano o io, che cosa ti obbligano a fare? Ringraziando il Padre Eterno ho tre figli bellissimi eh, che sono cresciuti in famiglia eh, con la nostra educazione sia da parte mia che di mia moglie, una educazione tradizionale fatta di valori e io ne sono orgoglioso. Senti, tu sembra che sei nato con il ricettario in mano. Quando facevi il medico fiscale, chi è, a, chi è riuscito a farti fesso? Non lo so se è successo qualche volta, ma credo difficile. Non tolleravo di essere presi in giro, non tolleravo le finte malattie. Ricordi qualche cosa di questa tua esistenza da medico fiscale? Assolutamente sì. La mia prima visita che feci il primo febbraio del 78 a Stegliozzo, una contata di Avigliano. Arrivai per fare una visita, una visita fiscale, mi presentai e dopo tre minuti il capo famiglia, con, insieme a tutti i familiari eh, che erano davanti a un grande camino, eh, mi vide arrivare una fetta di pane col prosciutto e un bicchiere di vino. La cosa mi impressionò e mi fece legare molto di più alla Basilicata. Caso strano a Stagliuzzo è stato il primo, il primo comizio, la prima uscita pubblica anche di Colombo. Coincidenze? Coincidenza? Sicuramente Solo. sì. L'hai conosciuto Colombo? Certo, sono stato anche il suo medico per molti anni. E come lo hai sempre giudicato? Un grande statista, una persona che ha fatto tanto per l'Italia e per la Basilicata. La sinistra, che poi non ti, non ti dovrebbe appartenere, ti ha nominato però direttore generale dell'ospedale San Carlo. Secondo te lo ha fatto per convenienza o per convinzione? Sicuramente quella nomina è stata fatta per un mancato accordo tra le forze governative dell'epoca. Hanno scelto me perché eh, avevano visto che nel mondo della sanità privata e anche nella sanità pubblica avevo brillato. Ma c'era qualcuno che si opponeva alla tua nomina? Probabilmente sì, credo qualche consigliere dell'Udeur. Dell'Udeur abbiamo capito, a San Carlo hai dato il meglio di te. È vero che ti nascondevi anche di notte per verificare quello che accadeva sotto la luna? No, non è che mi nascondevo, facevo dei controlli a qualunque ora del giorno e della notte, domenica, festivi, sabato notte, perché nella pubblica amministrazione ci vuole molto controllo. Ma eh, ti spersonalizzavi perché non puoi negare che rimproveravi il personale anche nel corridoio. Ti sentivi quasi il re sole della sanità lucana. No, non mi sentivo per nulla il re sole, ero, ero chiamato a una grande responsabilità, l'ospedale San Carlo è una Ferrari, ci voleva non solo il pilota ma ci volevano gli ingegneri, i meccanici per, per guidarla e per farla portare alla vittoria. Secondo te chi è che eri più temuto dai tuoi colleghi medici o da ossa e infermieri? Io ho avuto un impatto uh, un, un po' particolare con il San Carlo. Trovai sicuramente il personale infermeristico e tecnico un po' martoriato e io dedicai la mia prima attenzione proprio a loro. Ma poi devo dire che io andavo d'accordo con tutti. C'era una piccola Francia che non amava l'ordine, non, am non amava il rispetto delle regole e chiaramente si agitava. Ti ricordano ancora oggi? e ti dipingono come il direttore generale così bravo, così garbato in alcune occasioni, ma soprattutto efficiente. Io ho messo sempre al centro l'esigenza del paziente, forse sono stato bravo a costruirmi una squadra di persone altamente qualificate. Senti, di quanti favoritismi ti sei macchiato a San Carlo? Ripeto, io ho un carattere molto generoso. Si possono fare anche delle cortesie, ma sempre rispettando le regole e la legalità. Sente, perché i tuoi amici del centrodestra non ti hanno fatto tornare a San Carlo? Ci tengo a precisare che io non, non appartengo a nessun partito, né di centrodestra né di centrosinistra. Io, quando mi sono cimentato in politica, l'ho fatto sempre con movimenti civici. Poi la classe dirigente fa le sue scelte e se ne assume la responsabilità. Senti, sei stato impredicato anche per fare il direttore generale del dipartimento sanità della regione. Poi ti hanno preferito un napoletano perché è più bravo di te. Nessuno me lo ha mai proposto. Eppure si diceva in Ciro che era il perché candidato a me ideale. Ma non è mai arrivata una richiesta di disponibilità né dal presidente né dall'assessore? Assolutamente no né dalla, da Forza Italia assolutamente no eh, quindi praticamente ti hanno abbandonato a te stesso evidentemente avranno scelto persone che loro ritengono all'altezza del compito senta hai rischiato pure di essere il candidato presidente della regione eh, però poi alla fine hanno preferito il generale insomma sei quasi un bartali della politica, arrivi sempre secondo questo non dipende da noi eh, io non mi sono mai proposto eh, sono stato chiamato dal Presidente Berlusconi eh, per un colloquio eh, che è andato molto bene. Eh, lui mi aveva indicato eh, come candidato Presidente della Regione dopo che la Lega aveva rigettato la candidatura del, del Presidente Bardi. Poi nelle 24 ore successive io non so che cosa sia successo perché la Lega è tornata indietro sulla posizione del generale Bardi. Però Berlusconi ti ha tenuto chiuso per due giorni in un albergo. Berlusconi mi ha invitato a non lasciare Roma. Io mi sono fermato a Roma, però da quel momento non ho avuto più notizie. E chi ti ha tradito dei big di, di Forza Italia? O forse non hai dato le giuste garanzie? Questo non lo so, non mi è stata chiesta nessuna garanzia. Io ho portato il mio curriculum. Il presidente Berlusconi, che mi ha estasiato per 55 minuti in un interrogatorio quasi asfissiante. E poi è rimasto favorevolmente impressionato e aveva dato indicazioni sia al coordinatore regionale che al presidente Tajani sulla mia candidatura senti a Potenza invece volevi addirittura liberare la città con una lista tutta tua e anche in questa impresa sei arrivato non sei arrivato primo come sindaco come candidato sindaco cioè, oddio come sindaco chi l ti porta Iella? l'importante è metterci la faccia io vivo in questa città da 43 anni, la amo come amo tutta la basilicata e volevo fare qualcosa per la mia esperienza, per le mie competenze, per il bene di questa città. Però i voti poi sono liberi e evidentemente sono stati preferiti altri alla mia persona. Potevi riprovarci però nel 2019, invece hai abdicato come un re in favore del tuo primogenito Francesco che peraltro è stato il primo degli eletti no, non è andata così in questo caso è ripetita non Juvent io mi sono cimentato una volta non ci sono riuscito largo ai giovani eh, mio figlio ha tutte le qualità per poter fare bella figura per poter dare una mano all'amministrazione come sta facendo per migliorare la qualità della vita nella nostra città però te l'ha imposto tua moglie assolutamente no mia moglie era contraria alla mia nomina alla direzione di generale di San Carlo, era contraria quando io ho cominciato a fare politica ed era ulteriormente contrario che mio figlio si interessasse di politica. Dopo aver fatto, fatto il Bartali, qual è il, dove fai sicuramente il primatista assoluto? Quello, quello che ho dimostrato in tutta la mia vita professionale, quello che ho dimostrato nella società civile, penso che quello sia un merito che mi devo riconoscere. Dicono, ma non lo so poi, che sei un bravo cacciatore, ma non ho capito di cosa. Io provengo da una famiglia cacciatore, in Calabria è uno sport che si pratica tantissimo, qui in Basilicata non ci vado tantissimo, mi piace andare a cinghiali, andare a colombacci, andare a tordi. E basta? E Solo basta. questo tipo di caccia? Assolutamente pare. sì. Senti, di calcio però non capisci niente, tant'è vero che sei tifoso del Milan. Lo sei per rispetto del cavaliere Berlusconi? Questo non è vero perché io sono stato un calciatore di Serie D, giocavo in Calabria, poi sono andato all'università e l'ho abbandonato, il presidente Berlusconi è un fuoriclasse, il presidente Berlusconi mi ha entusiasmato. Ai giorni d'oggi è stato il primo statista che aveva previsto un governo dei migliori. Senti, in un certo periodo storico voleva addirittura comperare il Potenza, il Potenza Calcio. Poi qualcuno ti ha fatto ravvedere. Poteva secondo te essere il trampolino di lancio per le elezioni regionali, come per Caiata è stato il trampolino per le elezioni nazionali. Io farei un grande distinguo tra una società di calcio e l'attività politica. Io allora proprio per questo mio spirito e per questo mio legame alla città di potenza volevo dare una mano anche finanziariamente insieme a un gruppo di altri imprenditori poi la cosa non do importo per ragioni varie senti, dicono che sei anche un abile giocatore di carte perché sei bravissimo a barare no, il gioco delle carte è fortuna e anche capacità io adesso sono vent'anni che non tocco più un mazzo di carte con chi perdi abitualmente? Qual è l'avversario imbattibile alle carte? Con gli ingenui. Qualche volta ti annoi o vuoi sempre sfidare te stesso e quindi impegnarti in qualcosa? Io non ho il tempo di annoiarmi perché faccio una vita molto dinamica, io lavoro ancora nonostante sia pensionato, mi interesso di tante cose, leggo moltissimo, mi piace seguire tutte le trasmissioni politica in televisione e mi piace confrontarmi anche con il contadino, con l'imprenditore e con il professionista. Che cosa leggi di più? Io, a me piacciono molto i gialli. Mm. E invece eh, il cinema, il teatro? A me piacciono molto i film della seconda guerra mondiale e i western. Senti, che cosa ti imbarazza di più? Uno sguardo femminile? O un elogio che ti fa arrossire? No, lo sguardo femminile sicuramente fa piacere, però non mi turba più di tanto. Per paura? Eh, questo non lo so, bisogna chiedere alle donne. Eh, invece, ricevere un complimento mi fa estremamente piacere. Ti piace anche mangiare bene? Da, un, da borghese grande, grande. Però poi viene a casa mia a mangiare l'uovo fritto con la salsiccia, co vero. come un contadino aviglianese. Un ricordo indimenticabile. Io mi trovo a mangiare bene con i ministri e mi, mi trovo a mangiare bene con i contadini. Un fatto, quindi mi hai detto che io sono un contadino, eh? Sono, diciamo, sono una, orgoglioso una di, di. essere vicina contadina, che poi è la più prelibata. Un fatto comunque è certo, sei molto generoso, lo hai detto prima, è un difetto o una virtù, poi alla fine. La generosità. L'eccesso di generosità è un difetto. Senti, facciamo l'ultima domanda. Chi è più geloso di te? Tua moglie o tua figlia? O nessuna delle due, tanto sanno che sei innocuo? Penso mia figlia. Me lo dimostra tutti i giorni. Beh, caro Don Michele, ora puoi anche uscire dalla tana del brigante. Grazie. Grazie a voi e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito.